Ciao a tutti. Iniziamo subitissimo oggi, come vi ho anticipato nelle storie di Instagram. Intervisterò una ragazza del mio team, le andrò a fare diverse domande e poi se avrete domande potrete fargliele tranquillamente. Aspettiamo giusto un attimo che si connetta. Ok, ciao Ciao, Vale. Fede. Ok, ce l'abbiamo Ciao. fatta. Ciao Vale. Allora, tutto bene? Sì, tutto bene, tutto bene. Tutto bene? Come dice? Sì, Ok. oggi sì, dai. Oggi sì, oggi va meglio? Sì, oggi sì. Qui da noi c'è brutto tempo, per quello che mi vedete in felpa, perché fa È fresco. Mi sono anche da me ritratto da. brutto tempo, però. Allora, per chi è entrato adesso, lei è Valentina, una ragazza del mio team che sta seguendo Sì, da un mesetto circa. un mese, la settimana un Ah, mese. un mese, ok. Il programma di solo allenamento. E quindi la prima domanda che voglio farti è come mai hai deciso di intraprendere questo percorso con me, di iniziare questo percorso con me? Allora, vabbè, prima di tutto vedevo comunque, seguivo tantissimo il tuo profilo, ho iniziato con TikTok. Poi, Ok. vabbè, mi sono spostata su Instagram e mi ha incuriosito tanto perché mi piaceva seguire le tue dirette e tutto. In più, sai che sono seguita comunque dalla nutrizionista, mi ha detto inizia, prova ad andare in palestra, a fare movimento. E allora ti ho chiesto informazioni e abbiamo iniziato assieme. Perché comunque io, come ti avevo già detto anche su questa cosa, venivo da tanti anni comunque di sacrifici perché sono andata da nutrizionisti. Comunque, che però mi facevano seguire delle diete, molti di questi, comunque dieta ferrea, quindi come ti avevo già detto, pesce, carne, verdura Frutta e per diverse verdura. settimane, sì, però non era una dieta sostenibile. Non era una dieta sostenibile, invece quella che sto seguendo adesso è comunque una dieta molto variata per le mie esigenze, sì. Sì, esattamente. Quindi tu avevi già avuto esperienze con l'allenamento in palestra oppure non hai mai Allora, avuto... da giovane, proprio giovane, di andare a fare, diciamo, con degli allenatori qualche prova, no? Però non mi ha mai entusiasmato, cioè non è che era, non mi era piaciuto. Non ti piaceva la palestra oppure il modo in cui ti Ma facevano vivere entrambi, perché l'allenamento? comunque, cioè entrambi, perché comunque a me già la palestra, sai, tante persone comunque ti vedono. C'è un po' di vergogna e tutto, quindi era. Oltre a quello, poi l'allenamento non era, cioè non era specifico come quello che dai tu in base alle esigenze, quindi poi Non non era personalizzato. era personalizzato, cioè vedevo che comunque davano allenamenti all'incirca più o meno uguali per tutti. Esattamente, esattamente. Ma sì, alla fine è quello che succede quando si va in palestra, perché come dico Sì. sempre, gli istruttori non sono dei personal trainer e quindi nella maggior parte dei casi si avvalgono di schede prestampate che danno un po' a tutti. Infatti, sì. Quindi diciamo un poco a queste ragazze che ci stanno ascoltando, tu quante volte a settimana ti alleni Allora, io per attualmente? adesso attualmente mi alleno 2 volte alla settimana di l'allenamento di circa 30-40 minuti. Quindi non ti alleni per un'ora, 2 ore No, di accento. assolutamente. Per me adesso non sarebbe sostenibile, quindi quei 30-40 minuti sono Sono abbastanza. tosti. Sì. Però Sono comunque tosti. sono tranquilla, sono più rilassata, mi piace farli perché comunque nel mento ascolto un po' di musica, quindi sono rilassata nel farli con tranquillità. Ok, ma attualmente tu ti alleni a casa, giusto? Sì, attualmente mi alleno a casa con delle bottiglie, poi più avanti prenderò comunque i pesi e Un po' tutto di quello che mi serve. attrezzi. Ok, Sì, ma quindi nonostante tu ti stia allenando a casa, senza attrezzi o comunque senza l'ausilio di manubri, bande elastiche, eccetera, stai comunque vedendo risultati anche se è un sì, mese che siamo insieme oppure no? assolutamente, perché vabbè, oltre a comunque che ti avevo mandato la visita dalla nutrizionista, sì, perché i vestiti iniziano a starmi larghi. Vedo che mi pare che sia la ritenzione idrica che avevo, cioè è scesa di È scesa. molto,
è scesa e in più, vabbè, comunque le persone vedono che il mio corpo sta piano piano cambiando, che mi dicono, ma Valentina, sei dimagrita, cosa stai facendo? Cioè, si vede dalle foto Dalle anche. foto, ma anche dai vestiti, giustamente, Sì, come dai dicevi vestiti, sì. prima. Sì, perché Bene, il bene. vestito, ti dico, che mi sono messa una settimana fa, l'avevo messo anni fa per il matrimonio di mia cugina. Quindi ho iniziato a vedere il periodo che ero proprio dimagrita, avevo perso peso e mi stava bene. Cioè, io mi sono guardata in foto e ho detto, ma è lo stesso vestito che ho messo quel periodo e mi sta uguale identico come mi stava prima. Bene, bene, ottimo, Sì. ottimo lavoro. Questa cosa qui non la sapevo. Bene, sono contenta. Sì. Sono Perché l'ho contenta. notato in questi giorni, sì. Bene, bene, ottimo, ottimo. Quindi, non stai trovando difficoltà con il percorso, nel senso No, che hai assolutamente. difficoltà con gli esercizi, le video lezioni ti sono comode? Allora, le video lezioni sì, perché se mi dimentico magari come va fatto quell'esercizio, me lo riguardo e sì, mi sto trovando bene, sì, a farli da casa assolutamente. Perfetto, perfetto. Allora, vediamo adesso se qualche ragazza ha qualche domanda da farti. Io non so perché non le vedo, non mi scorrono come Vedo io, te le le leggo io. vedo niente. Non Va so bene. perché non c'è la chat. Per adesso non abbiamo domande, però se qualche ragazza vuole fare una domanda a Valentina, Sì, potete sono farla qui. tranquillamente, te la riferisco io. E Va invece oggi ti bene. sei allenata nel frattempo che magari aspettiamo qualche domanda. Oggi Sì. ti sei allenata. Sì, sempre quei 30-40 minuti. Quale allenamento hai Avevo fatto? fatto, non ho fatto quello del circuito da 5, ho fatto, adesso non mi ricordo più come si chiama l'altro che mi avevi dato. Ok, Non non mi mi ricordo ricordo più perché io neanche quindi non. io. Comunque sì, non ho Ok, fatto quello 5 per quindi il circuito, ho fatto l'altro che mi avevi dato. Quello che diciamo, secondo me, è quello più soft che l'altro della invece è un po' settimana. più tosto come Sì, allenamento. sì. Va bene, ecco una domanda. Allora, una ragazza, Alice, mi chiede come funziona la tua dieta. Valentina adesso è seguita da una nutrizionista, ma lascio Sì, parlare Valentina. adesso io sono seguita da una nutrizionista, vabbè che comunque io ho anche problemi di intolleranze, quindi, ma io comunque assumo pasta, verdura, pesce, carne, legumi, cioè io assumo qualsiasi Mangi alimento, anche tutto. il giorno libero, che non dico che è il giorno, cioè per me è il giorno libero, che assolutamente, cioè devo, nel senso non posso mangiare pizza, dolce, cioè abbupparmi. Mangio quello che magari durante la settimana mi è mancato di più, tipo pizza, sushi, lo mangio nel giorno Nel libero, giorno stando sempre libero. attenta, sì, stando sempre comunque attenta a quello che mangio, sì. Oggi mi Ok. sono mangiato il riso con i piselli. Buono. Sì, ma come diciamo sempre, l'alimentazione deve essere sostenibile nel lungo periodo e quindi in Sì, una deve dieta sana ed essere, sì. equilibrata non va eliminato assolutamente nulla. Perché allora. Ne ho parlato, vabbè, lo sai anche te, anche con la mia nutrizionista, non deve essere una dieta, ma uno stile di vita, come dice anche lei. Quindi Esattamente. devi imparare comunque ad abbinare gli alimenti, a stare attenta, deve Esattamente, essere uno sì. stile di vita. Deve diventarlo assolutamente, così Sì, come deve diventarlo anche l'allenamento, no? Perché ecco, come mi dicevi tu giusto. prima, io prima ho provato ad allenarmi con gli istruttori in palestra, però non riuscivo, Sì, non mi piaceva. Adesso piano piano stai comunque entrando nell'ottica che l'allenamento è importante, il movimento è importante, ma deve assolutamente diventare sì. anch'esso uno stile di vita e non deve essere forzato. Tu quando ti No, non alleni devo. non Non. ti senti come ti sentivi prima. No, assolutamente no, non mi sento forzata. Poi vabbè, come mi avevi anche messo tu, io comunque faccio sempre i miei minimo 20 minuti di camminata assieme, dipende dalla sera, Quando hai l'altro è la tempo. sera. Sì. Perfetto. Abbiamo qualche altra domanda? Un attimo solo perché. Ok, sono tornata. Ma si è abbassata la luminosità del telefono, non so perché. Comunque, se avete qualche altra domanda, potete fare tutte le domande che volete, le Sì. riferirò io a Valentina. E, cosa consiglieresti questo percorso ad una ragazza che magari si trova nella tua stessa situazione? Sì, lo consiglio perché comunque
Vabbè, oltre che tu sei sempre disponibile e sei bravissima, comunque serve per te, anche se bisogna perdere quei 4-5 kg, io ne ho di più e lo sai da perdere, però con il tempo, la buona volontà, una persona comunque essere seguita sia nell'alimentazione sia nell'allenamento si può comunque, però deve venire da noi, eh. È Sì. una cosa che ti deve prendere da dentro e dire, ok, inizio da oggi a migliorare la mia vita. Perché è Esatto, così. deve partire da te. Però ecco, Sì. probabilmente il fatto che tu abbia me come guida, che ti seguo passo passo negli esercizi o comunque che ti sono vicina, no? Penso che ti aiuti anche Sì, quello a mantenere la assolutamente, ti aiuta anche motivazione. quello, sì, perché ci sono anche per noi, cioè per me ci sono quei giorni che dici, però non mi sembra di che stia cambiando il mio corpo, però poi ti rendi conto che sei quelle giornate in cui comunque ti butti giù, invece poi ti rendi conto che anche piano piano, passo per passo, però cioè, stai Certo, arrivando al tuo obiettivo. step by step. Ho una Sì. domanda sempre da Alice che Dimmi. dice: in cosa consiste il percorso più o meno? Quindi io non so adesso, ti riferisci al percorso che sta seguendo Valentina dal punto di vista dell'allenamento? Credo, non lo so. Quindi non Sì, lo so, penso. vuoi rispondere tu o rispondo io? Dal tuo punto di No, rispondi vista. te. Ok, Sì, allora. perché sei più. Allora, Valentina attualmente sta seguendo il programma di solo allenamento, quindi ho preparato per lei un primo protocollo, perché adesso ne preparerò un altro in questi giorni, un primo protocollo che ha seguito nelle prime 4 settimane, giusto? Quattro. 4 settimane. Sì, 3-4 settimane, sì. Dato che lei ha iniziato con me il percorso da 4 mesi, ha diritto a 2 videoconsulenze come bonus. Ieri abbiamo fatto la seconda videoconsulenza e abbiamo stabilito insieme di aggiungere un altro allenamento e di eliminare una metodologia che per lei risulta un po' troppo pesante, quindi togliere quella metodologia e inserire altri due allenamenti, cercando comunque di badare più alla qualità dell'allenamento che alla quantità. Quindi per adesso stiamo seguendo un percorso solo dal punto di vista dell'allenamento insieme e non so cosa vuoi sapere nello specifico, scusa, ho fatto un casino con la chat, non so cosa vuoi sapere nello specifico, se vuoi sapere qualcosa. Però in generale io la seguo dal Sì, è punto di vista questo. dell'allenamento e questo. Scusate, io devo bere perché ho sete. Vai, vai. Ho mangiato la brisaola a pranzo e ho un po' di sete. Eh sì, un po' di sete sì, i salumi lo fanno venire. Yeah. Se ci sono altre domandine per Valentina. Vediamo perché anche la chat di Instagram va un po' più. Diciamo che Fede, la cosa che non che mi ha sconvolto, però la cosa che mi ha meravigliato è che ho detto, vabbè, sai, in comunque quasi un mese il muscolo non è che si forma, cioè, ho preso quasi un chilo di Un chilo di muscolo muscolo, in un giusto? mese, un chilo di muscolo, cioè ho perso un chilo di grasso, però qui bisogna stare attenti perché non sono scesa più di tanto, ma perché ho acquistato muscolo, quindi pesa anche il muscolo, Sì, c'è quindi il da dire peso anche era rimasto più o quello. meno lo stesso. Allora ero scesa di un chilo perché ho perso un chilo di grasso, di massa grassa, e ho acquistato un chilo di muscolo. Ok. Sì, diciamo che non è che variava tantissimo, però Ok, comunque. però vedendo effettivamente, analizzando quel peso che ti è uscito, Sì. ecco, 1 chilo di muscolo in 1 mese di allenamento a casa. Sì, a Precisiamolo casa. questo che è molto importante perché, ecco, Sì. questa è un'altra domanda che ti faccio io. Molte ragazze mi chiedono: ma io mi alleno da casa, non ho attrezzi, posso comunque iniziare il percorso, ottengo comunque dei risultati. Ecco, tu ti stai allenando da casa? Io mi sto allenando da casa con delle Delle bottiglie, cioè bottiglie. preciso che comunque ho solo delle bottiglie Delle bottiglie adesso. d'acqua, Sì, ho esatto, solo delle senza bottiglie attrezzi. d'acqua e quindi no, senza attrezzi, senza niente e comunque sto avendo dei risultati. Va bene, se non abbiamo altre domande, io libero Valentina. Non so se vuoi aggiungere tu qualcosa. Allora, io comunque, come avevo detto già prima, venivo da anni di comunque persone, nutrizionisti che mi seguivano,
bisogna sceglierli, nel senso, bravi, perché non... Io avevo, praticamente con questa persona avevo ottenuto dei risultati, comunque ero scesa anche a un peso abbastanza basso. Questa persona che ti aveva tolto tutto? Cioè che ti faceva mangiare frutta? Sì, mi ha fatto fare, praticamente qualche settimana con questo... Cioè io avevo carne, pesce, verdura, stop. Ok. Cosa che comunque la mia nutrizionista di adesso mi fa, se la faccio fare per una settimana o due, sai che comunque... Tornando anche dal... sono stata via una settimana, quindi andando via in serie ho dovuto mangiare quello che c'era lì, diciamo, perché siamo andati in Grecia. E mi fa, se la faccio fare per una settimana almeno si depuri anche un po' il fegato e tutto. Però lei non è che mi mette solo carne, pesce e verdura. Cioè mi ha inserito tipo anche il riso, mi aveva inserito una volta alla settimana i legumi, perché anche lei mi ha detto è una cosa da pazzi far fare così per più di 2 o 3 settimane, perché già io dopo una settimana davo, cioè proprio fuori, anche se la testa non connettevo più. Sì. Cioè, poi c'è gente che riesce, però si rovinano. C'è gente che riesce, però sono persone che magari riescono per 1, massimo 2 mesi, però nel momento in cui quella persona perde i chili che deve perdere e vuole tornare a mangiare normalmente, con molta probabilità rimetterà tutti i chili che ha perso, quindi tutti i risultati saranno validi, scompariranno, in quanto non è una dieta che può essere sostenibile. Poi, allora, un'altra cosa che volevo specificare, che avevo provato per 4-5 mesi a fare, adesso non posso far nomi, sai quelle diete che ti danno con gli shake, sostitutiva del pasto, anche quella lì è stato un disastro, cioè mi ha provocato veramente dei disastri, perché... Cioè non puoi fare un sostituto del pasto con uno shake da tipo 100 kcal, cioè una cosa da pazzi, che non riuscivo, almeno quello che mi è capitato, ma facevo fatica a perdere peso, ma poi non stavo neanche bene. Sì. Quindi non affidarsi a queste diete fai da te, esatto, anche oltre al fai da te. Sì, diete dove perché fanno sostituire effettivamente. Ecco, questa è una cosa che... sostituto pasto. Chiedono anche a me, mi è capitato ieri e oggi di 2 ragazze che mi hanno chiesto: ma tu con il tuo programma dai degli integratori? Ne approfitto per rispondere anche qui, assolutamente no. Vabbè, Vale, tu non lo sai perché non stai seguendo Back in Shape, no, completo, il programma... ma il Back in Shape per l'allenamento. Però ecco, sì. Poi parlerò, vi farò, parlerete anche con altre ragazze del mio team che stanno seguendo il programma completo e assolutamente no. Quindi... No, anche perché non penso che fai fare, diciamo, il sostituto del pasto, cioè se ci sono delle proteine le fai assumere durante la giornata. Ma normalmente. Sì, ma le proteine ovviamente sono diverse da un sostituto del pasto, esatto. Ecco, infatti, poi sono cose diverse. Esatto. Assolutamente. Va bene, quindi io non leggo domande qui, se non avete domande io libero Vale. E va bene, nulla, grazie Vale per aver partecipato a questa breve intervista. Ti ringrazio. Figurati, con piacere. Ti ringrazio. Noi ci sentiamo in questi giorni. Che ti invio il nuovo protocollo. Preparati. Va bene, mi preparo. Va bene, ciao Vale. Ok, ciao a tutti.